Super Science Me è uno dei 7 progetti approvati in Italia dall'Unione Europea e finanziati per questa manifestazione che si chiama La Notte Europea dei Ricercatori. Una manifestazione nei quali i ricercatori raccontano se stessi, raccontano le motivazioni del proprio lavoro, cosa fanno e i benefici per la società. L'Università di Studi della Basilicata, insieme agli altri 3 atenei della Calabria, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, insieme a 8 istituti del CNR delle 2 regioni, Basilicata e Calabria, e insieme alla regione Calabria, con il supporto della regione Basilicata, partecipa ovviamente a questa manifestazione. Quest'anno, per la nota situazione emergenziale, siamo costretti ovviamente a non avere più il pubblico nei nostri eventi, ma ovviamente lo faremo comunque in streaming, quindi sarà disponibile e visibile a tutti quanti su tutti i canali possibili e immaginabili, sia di Facebook, sociali, del nostro Ateneo, della nostra regione e ovviamente anche in Calabria. È molto importante che queste 2 regioni lavorino assieme, che si scambino esperienze, e questo ovviamente fa bene sia alla ricerca ma fa bene anche al pubblico. Il palinsesto quest'anno comprende una giornata intera, appunto, di trasmissioni via streaming dalla mattina fino a sera tardi, quasi mezzanotte, che comprenderà delle varie sezioni: quella per i ragazzi, la mattina disponibile anche nelle scuole, per cui i 2 uffici scolastici regionali che partecipano sono stati allertati a comunicare questo evento, una parte che riguarda essenzialmente i giovani, le famiglie, e poi un evento finale che appunto è quello che arriverà fino più o meno a mezzanotte. Nell'ambito di questa giornata, l'Università di Studi della Basilicata, insieme alla Regione della Basilicata, ha creato un ulteriore palinsesto che inizierà alle 17:15 e comprenderà tutta una serie di interventi, il cui scopo è quello di far capire che l'Europa ricerca e ha bisogno ovviamente dei giovani. Si chiamerà appunto l'Europa Ricerca, fatti trovare. Ma avremo anche ospiti illustri, come ad esempio l'astrofisica Sandra Savaglio, che è apparsa qualche anno fa sulla copertina del Time. E avremo anche l'intervento di un ricercatore molto particolare che vi sorprenderà. E allora vi aspettiamo sui canali social Facebook e YouTube dell'Università degli Studi della Basilicata, venerdì 27 novembre a partire dalle ore 17:15. L'Europa Ricerca, fatti trovare! In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey!